Signori, buonasera. Mi fa piacere di avervi sempre più numerosi a questo incontro di studio che riprendiamo dopo Hanukkah, dopo le vacanze. Ci fa piacere di avere con noi ospiti illustri. L'unica regola è che, essendo sotto registrazione, per le regole della privacy non possiamo fare nomi, per cui ritenetevi salutati, onorati, con le chalde fikvodo ma'alato. Ci fa molto piacere di avervi qui con noi. Dove eravamo arrivati? Stiamo studiando il Perek Aisha Niknet, Perek Rishon di Kiddushin. Siamo in Daf Kaftet Amud Bet, poco dopo la metà dell'Amud. Mi sembra che fossimo arrivati lì l'ultima volta, che corrisponde alla terza riga lunga della Gemara. Vi ricordate che la Gemara sta qui analizzando una baraita, vi capitolo velocemente gli elementi essenziali che ci servono per continuare. Sta qui analizzando una baraita in cui si parla dei doveri del padre verso i propri figli. Abbiamo visto il dovere e l'obbligo del Brit Milah, abbiamo visto, analizzato l'obbligo del Pidyon HaBen se il figlio è Bechor, e adesso ci stiamo addentrando in una sughia molto avvincente, che è quella della mitzvah del Talmud Torah. Un altro dovere del padre verso i figli è l'obbligo di insegnare loro Torah. Vi ricordate che avevamo lasciato in sospeso dall'ultima volta una scelta su questo argomento? A differenza del Brit Milah, dove si parla di un dovere del Bet Din di intervenire qualora il padre non faccia il suo dovere nei confronti del figlio, ve lo ricordate? Nel caso del Pidyon HaBen e nel caso della mitzvah del Talmud Torah, la Gemara non parla di un'opzione di questo genere, non menziona mai il Bet Din. Avevamo, mi sembra, lasciato in sospeso una domanda importante su questo argomento. Secondo voi la mitzvah del Talmud Torah è più assimilabile a quella della Milah o a quella del Pidyon HaBen? Voi cosa direste? È una buona domanda, vero? Qual è la motivazione che avevamo studiato, o le motivazioni, a proposito del fatto che la Gemara non parla di un intervento del Bet Din a proposito del Pidyon HaBen? Vi ricordate? Una delle motivazioni era di carattere economico. Benvenuti, abbiamo importanti ospiti questa sera che si uniscono al gruppo, ci fa piacere avervi con noi. E ringraziamo senz'altro di essere venuti. Credo che ho fatto fuori tutte le mie scorte di Gemara. Prima di addentrarci nello studio del seguito della Gemara, ho posto una domanda. La Gemara sta analizzando una baraita a proposito dei doveri del padre verso il figlio. E ci siamo occupati in passato dell'obbligo del Brit Milah, dell'obbligo del Pidyon HaBen Se'un Bechor, e adesso ci stiamo addentrando nell'obbligo di insegnare Torah. Ci stiamo soffermando su un particolare. Fra questi tre doveri, solo a proposito del primo, il dovere di fare la Milah al proprio figlio, la Gemara dice che se il padre non provvede, deve provvedere il Bet Din. Questa affermazione non c'è poi né a proposito del Pidyon né a proposito del Talmud Torah. Avevamo a suo tempo dato delle risposte riguardo al Pidyon. Perché non è coinvolto il Bet Din, cioè l'autorità rabbinica, del Pidyon di un bambino primogenito se il padre non provvede? Vi ricordate quali sono questi argomenti? Ce n'è uno di carattere economico. Il Pidyon comporta un esborso di denaro, e dicono questi due farisei, non si può pretendere che l'istituzione pubblica spenda dei soldi che dovrebbero essere pagati da chi? Dal padre. Non spetta all'istituzione ebraica sostituirsi a un privato
nei suoi personali doveri economici. Va bene? Sotto questo aspetto, la mitzvah del Talmud Torah è più simile a quella della Milah, che non comporta questioni economiche, o è più simile a quella del Pidyon HaBen, che comporta questioni economiche? Al Brit Milah. Al Brit Milah. Altra possibile motivazione: la Milah è una mitzvah importante, perché se non eseguita viene punita con il Karet, cosa che non si può dire a proposito del Pidyon HaBen. Se il Pidyon HaBen non viene eseguito, resta un debito, ma niente più di così. Sotto questo proposito, la mitzvah del Talmud Torah la assimilereste più per importanza alla... La mitzvah del Talmud Torah la assimilereste più per importanza alla Milah o al Pidyon? Sempre alla Milah. È vero che il Talmud Torah non comporta la punizione del Karet, però per importanza sappiamo che il Talmud Torah è fondamentale per la vita di un ebreo, esattamente come lo è la Milah. Riuscite a seguirmi? Sì. Terza possibile motivazione: la Milah è in realtà una mitzvah di tutta la vita. È vero che tecnicamente viene eseguita in un momento, però è vero che le sue conseguenze restano sul corpo della persona come segno del patto eterno per tutta la sua vita. Il Pidyon è una mitzvah che si esegue anche quella una volta sola, ma non lascia tracce, è semplicemente, come dicevamo prima, il versamento di una somma di denaro. Comunque, da questo punto di vista, il Talmud Torah è più assimilabile alla Milah o più assimilabile al Pidyon? Sempre Milah. Sempre alla Milah. Perché? Perché nel caso del Talmud Torah anche questa è una mitzvah che deve essere eseguita per tutta la vita, non basta farla una volta sola. E allora perché, domando io nella Gemara, sembrerebbe da questo punto di vista, del coinvolgimento del Bedin, che il Talmud Torah è più simile al Pidyon che non alla Milah, se abbiamo trovato almeno tre argomenti diversi in contrario? Significa che dobbiamo definire ancora meglio la mitzvah del Talmud Torah. Ad un certo punto arriveremo anche a rispondere a questa domanda. Per il momento mi domando, è chiara la domanda che ho posto? Apparentemente sembrerebbe che il Talmud Torah sia sullo stesso piano del Pidyon, più leggero, quando abbiamo visto tre importanti argomenti per assimilarlo invece piuttosto alla Milah. La Gemara qui, a proposito del Talmud Torah, nel seguito ha un andamento molto simile, per chi se lo ricorda, alla Sugiyah che trattava del Pidyon. Anche qui la Gemara adesso va avanti portando una serie di baraitot, con in particolare la prima, una machloket fra il Tannakama e Rabbi Yehuda, ammesso che di machloket in questo caso probabilmente si possa parlare, che ricorda un'analoga machloket fra Tannakama e Rabbi Yehuda a proposito del Pidyon. Vediamo il testo. Siamo alla fine della terza riga lunga della Gemara. Se ci sono delle domande da fare, naturalmente me le fate subito, non abbiate paura di interrompermi, perché più incertezze si accumulano e più difficile diventa poi la comprensione del testo. Tanura Banan, Tafresh, ci siete? Tanura Banan sappiamo già che introduce una baraita, cioè un testo dei Tannaim, dei maestri della Mishnah, che non è stato incluso da Rabbi Yehuda Hanassi nella Mishnah. La baraita qui pone un problema collaterale, chiamiamolo così, molto simile a quello che già era stato proposto a proposito del Pidyon, per chi se ne ricorda. Dice la baraita: Hu lilmod uvno limno lilmod hu kodem livno. Vi ricordate che a proposito del Pidyon la Gemara affrontava una discussione simile? Qual è il caso qui? Stiamo parlando della mitzvah del Talmud Torah. Il caso, dice la baraita, è se il padre
deve studiare e il figlio deve studiare, nel senso che si deve scegliere quale dei due ha la precedenza sull'altro per quanto riguarda lo studio. Hu kodem livno. La prima opinione è che il padre in tutti i casi ha la precedenza sul figlio. Qual è il caso concreto di cui la Baraita ci sta parlando qui? Tutti gli ebrei hanno l'obbligo di studiare Torah. Che domanda pone qui la Baraita? Avete qualche idea in proposito? Qualcuno deve lavorare. Bravissimo. È il caso in cui in famiglia non ci sono abbastanza mezzi per far sì che entrambi, padre e figlio, possano studiare Torah a tempo pieno tutti e due. La scelta, la domanda è: chi dei due va a studiare e chi dei due va a lavorare? La risposta del Tanakh Amma è che il padre ha la precedenza sul figlio, cioè il padre va a studiare e il figlio va a lavorare. Qual è il ragionamento del Tanakh Amma? Lo condividete? Evidentemente una logica ce la deve avere. Qual è questa logica? Quali sono le possibili opzioni per spiegare questo fatto? Se no, non puoi insegnare al figlio. Il padre potrebbe insegnare al figlio una volta che ha imparato, e quindi dici, in questo modo prendiamo due piccioni con una fava. Possibile, benissimo. Abbiamo già visto la stessa logica nel Tanakh Amma della Baraita precedente sul Pidyon, che la Gemara spiegava mitzvah de gufei adif. La mitzvah che una persona può fare su se stesso, in questo, lì il Pidyon, qui il Talmud Torah, viene prima di una mitzvah che uno può fare per un'altra persona anche se si tratta di suo figlio. Questa è una logica che abbiamo visto nella Gemara precedente. Le mitzvot sono anzitutto un dovere che noi abbiamo nei confronti di noi stessi. Un'altra possibile spiegazione è che il figlio, andando a lavorare al posto del padre, lo onora. Quindi ci può essere un'idea che in questo modo osservi anche la mitzvah di Kabel et Avicha. Altra possibile interpretazione? Anche studiando, no? Beh, uno studia essenzialmente per sé, ma nel momento in cui invece lavora, lavora per se stesso, ma anche per mantenere il padre, e questo ci dovrebbe essere un'idea di Kibud Avve. Un'altra possibile interpretazione ancora è che il figlio ha una prospettiva di vita più lunga di quella del padre, e quindi si lascia la precedenza dello studio al padre, contando sul fatto che poi Be'ezrat Hashem il figlio avrà poi tanti anni in più per completare lo studio che non riesce a fare in questo momento. Anche questa è una possibile spiegazione logica di quello che abbiamo studiato. Questa è l'opinione del Tanakh Amma. Continua la Baraita. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda contesta parzialmente in questo caso l'idea del Tanakh Amma, cioè del primo maestro anonimo, e dice: אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו בנו קודמו. רבי יהודה dice מסתבנה, caro Tanakh Amma, quello che dici, però ci può essere una notevole eccezione. Qual è l'eccezione? Che se il figlio è solerte, sollecito, va bene? Umemulach, cosa vuol dire memulach? Dalla radice della parola melach, che significa salato, cioè se il figlio è più solerte, sollecito e ha più sale in zucca del padre, come si dice da noi, bene, memulach, ve'talmudo mitkayem be'yado, terza condizione, che il suo studio si mantenga in mano sua, cioè che si applica non solo nello studio, ma è pronto a mettere in pratica quello che ha studiato. In questo caso, dice Rabbi Yehuda, beno kodmo, il figlio ha la precedenza sul padre e il padre andrà a muovere la macina, come vedremo, andrà a lavorare mentre il figlio sta a studiare. È chiaro fin qui? In pratica, secondo Rabbi Yehuda, come si effettua la scelta? In base all'intelligenza, alle capacità. Finché il padre è più capace del figlio, va a studiare il padre; se però il figlio è più capace del padre, va a studiare il
E qui la Gemara porta un, come si dice, un episodio che prende spunto da una, da una situazione simile e poi, diciamo, si evolve in maniera un po' particolare. È molto interessante questo passo anche per il vocabolario aramaico che ci insegna, che è estremamente notevole. Cosa dice la Gemara? Ci siete? Mi seguite? Chi ha de Rav Yaakov, de Rei de Rav Achabar Yaakov. Chi, che può significare quando, ma in questo caso significa come. Come questo, cioè come l'episodio di Rav, il caso di Rav Yaakov, figlio di Rav Achabar Yaakov. Che caratteristica ha Rav Yaakov? Portare lo stesso nome di suo nonno. Voi sapete che la Halakha proibisce a un padre di dare il suo stesso nome al proprio figlio per evitare che il figlio, pronunciando il suo nome, pronunci quello del padre e gli manchi di rispetto. Pertanto nelle famiglie ebraiche, per mantenere le tradizioni dei nomi, come ci si muove, è normalissimo che i nipoti portino il nome del nonno. A meno che Dio non voglia il padre non sia mancato prima che il bambino nasca, allora gli si dà il nome del padre in ricordo del padre, non essendoci più il problema, ahimè. Il nonno deve mancare, a seconda. Ci sono usi diversi anche a questo proposito, effettivamente, però non è necessario. Va bene? Io porto il nome ebraico di mio nonno e i miei genitori mi raccontano che gli avevano chiesto il permesso e lui aveva consentito. Ci sono quindi usi, come si dice, usi diversi da questo punto di vista. Comunque torniamo qui alla nostra Gemara. Cosa succede a Rav Yaakov, figlio di Rav Achabar Yaakov? Shadrei avu le kamei de Abaye. Cosa significa Shadrei? Ha mandato Shidur. Ah, voi sapete che in ebraico moderno, c'è qualcuno qui di appassionato di ebraico moderno, penso proprio di sì? Appassionato? In ebraico? No, io personalmente sono un appassionato di questo tipo di linguistica. No. Ecco. In ebraico moderno, dato che le radici dell'ebraico classico sono poche, per esprimere determinati concetti si ricorre all'aramaico. Cosa vuol dire in ebraico moderno shidur? Trasmissione. Shidur yashir, trasmissione diretta. Ma shadar è l'aramaico per shalach. Shadar è l'aramaico per il mandare. E in ebraico moderno, quando si vuol dire mandare in onda, che è un tipo un po' speciale di invio, si usa la parola aramaica, si adotta la radice aramaica e si dice Shidur. Si usa Mishloach per indicare un invio postale, che è un invio fisico. Quando non si tratta di un invio fisico si parla di Shidur, che è l'aramaico. Shadrei avu le kamei de Abaye. Lo aveva mandato, qui torniamo all'aramaico vero, per cui non è un invio virtuale, è un invio reale, va bene? Avu, come avivi in ebraico, suo padre lo aveva mandato al cospetto, le camere come l'ebraico le fanav, al cospetto di Abaye, il grande maestro. Il padre, adesso poi ci soffermeremo poi dopo su questo, cosa fa? Manda il figlio a studiare Torah nella yeshiva di Abaye. Siamo alla fine dell'epoca talmudica, siamo alla fine del V secolo, sono gli ultimi grandi maestri, d'accordo? Gli ultimi grandi maestri, e Abaye aveva una rinomata yeshiva, e Rav Achabar Yaakov manda suo figlio Yaakov a studiare nella yeshiva di Abaye. Vedremo poi più avanti che è vero che il padre ha la mitzvah di insegnare a suo figlio, però non è detto che lo debba per forza fare in prima persona. Ecco, ma se non lo fa in prima persona comporta un esborso economico. Sì, però la mitzvah in sé non comporta per forza un esborso economico. Questo è il ragionamento che stiamo facendo. C'è un gatto, non fa niente. Come la Milano. Come? Esatto, come la Milano. Ci sono dei casi in cui anche per la Milano bisogna pagare. Ma non fa parte della mitzvah. Sei obbligato. Chiaro? È chiaro? D'accordo? Cosa stavo dicendo? Shadrei avu le kamei de Abaye.
Il padre ha l'obbligo di insegnare Torah a suo figlio, ma non è detto che lo debba per forza fare in prima persona. Non tutti i padri hanno la chokmah sufficiente per farlo, o non tutti i padri hanno la capacità per farlo anche se hanno le conoscenze. E spesso e volentieri capita che i figli difficilmente stanno ad ascoltare il proprio padre, per quanto chacham possa essere, e quindi lo vedremo, può essere corretto, e ad un certo punto la cosa viene anche codificata, lo vedremo, incaricare un maestro o mandare il proprio figlio a studiare da un maestro. Che cosa succede qui? Guardate che cosa racconta la Gemara. Chi atta, quando tornò, lo ha mandato per un Erasmus nella yeshiva di Abayei per un certo numero di mesi. A un certo punto il figlio torna indietro per le vacanze e il padre lo esamina. Il padre lo esamina, va bene? Chasiei de lo hava michadedin shemaate, e lo vide, chasiei, chasiei come ra'ahu, sarebbe in ebraico, lo vide che i suoi insegnamenti non erano aguzzati, non erano sufficienti. Sostanzialmente vuol dire questo, non erano sufficienti. Non erano abbastanza affilati, insomma, non aveva imparato la halakha come si deve. Cosa fa a questo punto il padre? Amar lei, il padre dice a questo punto a lui, cioè al figlio: caro mio, ana adifa minach, io sono meglio di te, va bene? Tuv at, cos'è tuv? In aramaico voi sapete che spesso la Tav corrisponde alla Shin in ebraico. Torna tu a casa a lavorare, ve esil ana, e io vado a studiare al posto tuo, vado io. Come vi saresti sentiti? Beh, insomma, non è proprio onorevole. E guardate che cosa succede. La scena prossima si trasferisce nella yeshiva di Abayei. Shama Abayei de kahavate. Abayei seppe, venne a sapere, che, sottinteso Rav Chaba Yaakov, il grande maestro, il grande papà, va bene, stava arrivando, havate, per studiare nella sua yeshiva. Hava ahu mazik bei rabbanan de Abayei. Quando ho fatto questo brano con i ragazzini si sono molto divertiti. Vi era quel tale danneggiatore nella scuola rabbinica di Abayei. Bei rabbanan, bei sta per bet, la tave è caduta, bet rabbanan, scuola rabbinica di Abayei. Cosa c'era nella scuola rabbinica di Abayei? Un mazik. Cos'è un mazik? Un danneggiatore, letteralmente un demone. Noi non siamo abituati a trattare questo tipo di argomenti, ma nella Gemara, nel mondo della Gemara, erano presenti. Poi vedremo come possiamo interpretare anche questo passo. Va bene? Un mazik, si credeva nei mazikin. Dehi un shin dalet, come si chiama? Sì, infatti, i ragazzi non pronunciano la parola shed, dicono shin dalet per, per tabù linguistico. I ragazzi con cui studio qui. Sì. Dehi havu aile bitren. Cosa faceva questo mazik nella scuola rabbinica di Abayei, nella yeshiva? Dehi, che quando havu aile bitren si entrava in due, afilu bimama, persino di giorno, havu mitazke, si veniva danneggiati. Il riferimento è a una sughia all'inizio di Berachot, dove si parla dell'eventuale incontro con questo tipo di personaggi, chiamiamoli così, quando si entra dentro la rovina di un edificio rovinato. È preferibile non entrarci di notte e comunque non da soli. Questo tipo di mazikin si riteneva che colpissero in particolare le persone sole. Se già si entrava in due, in compagnia, si era, diciamo così, immuni da rischi. E qui, a proposito del Bei Rabbanan de Abayei,
La Gemara dice che questo Masik era talmente potente, va bene, talmente aggressivo, che anche se si entrava in due dentro la scuola, persino di giorno, Havumitasker, si veniva danneggiati. Abayei non sapeva più, dice la Gemara, che cosa fare per affrontare questo problema. E allora gli venne un'idea. Amarlehu, Abayei disse a chi? A loro, letteralmente. La Gemara, quando riferisce questi episodi, non è sempre chiara nel di chi si stia parlando. Qui è Abayei che parla ai suoi talmidim, ai discepoli della Yeshiva. E che cosa dice loro? Sta arrivando un visiting professor. In termini accademici possiamo dire così. Qual era il minhag? Qual era l'usanza? Ospitare. I talmidim facevano a gara per avere l'illustre ospite a casa loro. Bellissimo. Cosa fa qui Abayei? Dà ai suoi talmidim un ordine, una disposizione molto strana. Dice così: lo leitiv le inish uspisa. Non renda a lui alcun uomo, cioè alcuno di voi, ospitalità. Nessuno gli dia ospitalità. Uspisa è la parola latina, naturalmente, ospizio. D'accordo? Ospisin di Sukkot. Certo, certo. Ci sono molti latinismi nella Gemara. Va bene? Sì. Perché? Efshar demitrechish nissa. È possibile che avvenga un miracolo. Poi ci soffermeremo brevemente su questa questione. In sostanza, Abayei che cosa pensa di fare? Se nessuno dei suoi talmidi dà ospitalità a Rabba Chabar Yaakov che sta arrivando, il povero Rabba Chabar Yaakov è costretto a dormire dentro la yeshiva. E chissà che non capiti un miracolo, dice Abayei, che riesca a neutralizzare o a scacciare questo Masik una volta per tutte. Masik è una parola aramaica? No, Masik è il participio if-il del verbo derivante dalla radice di mesek, che significa danno. Sì, no. Va bene? La Gemara dice al. Sapete cosa vuol dire al in aramaico? Abbiamo appena visto Aile. Al vuol dire entrò. Rav Chabar Yaakov entrò nella yeshiva. Bat behahu beirabanan. Come al è un verbo, lo è anche bat. Qual è la radice di bat? Bait. Cosa si fa normalmente dentro la casa? Cosa serve la casa? Si dorme. Si dorme a passare la notte. A nessuno fa piacere passare la notte all'esterno, d'accordo? Entrò Rav Chabar Yaakov. Volevo sentire un po'. S'accomodi signora, ci fa solo piacere. Grazie, thank you. Per notò. Behau Bei Rabbanan, in quella scuola rabbinica. Idamelei o Idemelei, che tamina de Shivare Shvatei. Il demone, il Masik, gli apparve, Idme dal verbo come in ebraico, domè, no? Assomigliare, apparire, gli apparve come un coccodrillo dalle sette teste. Pensate un po'. Col kriya dechara natar chad reishei. Cosa vuol dire kriya? Con la ain, con la kaf, con la ain? Inchino. Ad ogni inchino che Rav Chabar Yaakov faceva, natar, abbiamo già visto che la tab in aramaico corrisponde alla shin in ebraico, e come l'ebraico nashar che indica il cadere delle foglie, va bene? Cadeva come una foglia una delle sue teste. Vi domanderete, beh, di che inchini si tratta? Quanti erano gli inchini?
sette inchini, se le teste erano sette a ogni inchino ne cadeva una, significa che Rav Chava Yaakov si era inchinato quante volte? Sette. Chi è che si è inchinato sette volte? Yaakov Avinu. Bravo, Yaakov Avinu. Alessandro, quelle cose non sono andate tanto bene. E anche io ne so questo. In realtà, signori miei, la cosa vi parla strana, ma ciascuno di noi, di noi si inchina sette volte. Quando? La domanda è quando? Così dicono i commentatori della Gemara qui. Brava, lo Shmona Esre, certamente. Quali sono gli inchini? Sette volte, sono quattro volte. No. Baruch Atta e Baruch Atta, ça fait deux. Due. Deux. Et Simon, deux. Et Modim et Modim, ça fait deux. Et Ose Shalom, et Ose Shalom. Ose Shalom, sono altri tre. Cosa faceva Rav Chava Yaakov qui? Diceva Avid, semplicemente, cosa fa la prima cosa che fa? Evidentemente i Talmidim, le Yeshivote, in Babilonia erano fuori dai centri abitati. Dobbiamo immaginare che i Talmidim nel frattempo si fossero trasferiti in città al tramonto, e la Yeshiva è rimasta deserta. E quest'uomo si è trovato lì con questa compagnia molto particolare, a dire Arvid, per il merito della tefilà di Arvid, dello smonestre di Arvid, che cosa è successo? Lo ha fatto fuori sostanzialmente, sette inchini, sette teste, lo ha fatto fuori, va bene? Questa è l'immagine che la Gemara ci dà. Il giorno dopo andò a protestare, posso anche capirlo poveretto, con i padroni di casa, dice Amar Lehule Machar, il giorno dopo disse a loro Ilo Itrechish Nissa si cantì. Se non fosse capitato un miracolo, mi avreste messo in pericolo. Insomma, non doveva essere stato facile affrontare questa situazione. Dice, provatevi ancora una volta a mettermi in una situazione simile. Scusate. Quali sono? Quali sono i, come si dice, gli aspetti che qui vanno un momentino approfonditi? Beh, intanto il discorso del Efshar de Mitrechish Nissa. Voi sapete che ci sono molti passi della Gemara, diversi passi della Gemara, in cui si dice che Ensom Chira Anamess. Non si deve fare affidamento su un miracolo. Per questo non ci si deve mettere in una situazione di pericolo, perché qui Abaye sceglie di comportarsi diversamente, almeno apparentemente. Per salvare i suoi alunni. Ok. Sapeva che loro erano grandi santi. Questo è tutto. Il problema qui non è il Nes in quanto Nes, ma il fatto che Rav Chava Yaakov era un grande tzaddik, ed era un grande Talmid Chacham, e sperava evidentemente che questo avrebbe il suo zechut, il suo merito avrebbe risolto il problema. Non era in questo caso un Nes che arrivava dal cielo così, ma era un Nes dovuto alla zechut di Rav Chava Yaakov. Al di là di questo, che cosa la Gemara ci vuol dire attraverso questa immagine del Masik? Ma lui non sapeva che lì in quel posto c'era. I ragazzi con i quali ho studiato questo, lui chi? Rav Chava non lo sapeva. Abaye sì. Ah. La domanda che i ragazzi mi hanno posto è: beh, Rav Chava Yaakov era un grande tzaddik, era un grande Talmid Chacham, ma Abaye non era certamente da meno. Dei due, il più famoso chi è? Abaye. Perché Abaye non è riuscito lui a risolvere questo problema? Mancava qualcosa. Che cosa mancava? È una domanda legittima. Perché Abaye non poteva farcela lui? Perché erano Gheb Davar. In che senso? Mancava la sua Yeshiva, il suo Talmidim. E allora?
Allora, quando sei nel Gevadavar non riesci a risolvere il problema. In che senso era lo Gevadavar? Una volta lo Gevadavar vuol dire che c'era un conflitto di interesse, si dice in buon italiano oggi. Quale conflitto di interesse ci poteva essere? La mia personale idea è che qui la Gemara voglia dire che c'era un problema molto forte fra Abayei e i suoi talmidi. Non sappiamo, non possiamo sapere quale problema ci fosse. Sono cose che succedono. Per cui nella Yeshiva regnava la tensione, c'era della tensione in quel mondo. E questo ha creato il Masik. A questo punto, in molti casi, purtroppo, per fortuna, Bezrat Hashem, non lo so, Bezrat Hashem senz'altro, ci vuole un elemento esterno. Ci vuole qualcuno che arrivi da fuori a mettere pace. Forse non a caso il figlio non ha imparato bene. Ecco. Forse questa potrebbe essere una spiegazione. E perciò che il padre si è preso il compito di andare. È possibile. È possibile, è una bella idea, effettivamente. Vediamo adesso. Ma il rapporto con la Machloket? Il rapporto con la Machloket? Quale può essere il rapporto con la Machloket? Sul fatto che il padre può andare al Pidin, il padre può andare con il figlio. Sì. No, ma la domanda è perché la Gemara ci parla di questo Masik, mette proprio l'accento su questo Masik. Che anche se studi Torah, però no, mamash, tutto puro, puoi creare il Masikim. Torah si vuole Shem Shamai. Forse la Gemara ci vuol dire proprio questo, che in alcuni casi è opportuno che vada il padre, quello che dicevamo un attimo fa, che vada il padre al posto del figlio, perché con i suoi meriti e la sua chokmah può risolvere una situazione che non solo il figlio non riesce a risolvere, una situazione della quale il figlio può essere a sua volta vittima, tant'è vero, come dicevamo, che il figlio non era riuscito a studiare. Questo potrebbe essere. Adesso dopo ha mandato il figlio, dopo l'ha mandato, dopo di così. Questo la Gemara non ce lo dice più. Ma sembra di sì, si è diventato anche lui in grande. Cioè, sicuro. D'accordo? D'accordo? Volevo a questo punto cercare di rispondere alle domande che avevamo posto. Grazie. Ce l'hai? Tu hai tutto a casa. Vediamo. Ma ci sono degli alberghi. Ne avete, sono due diverse. E 26 e 27 avevano date due uguali. Due uguali. Allora. Cosa avete 26 e 27? Vedo quante ne ho, questa è l'ultima. E ne ho date due uguali o sono diverse? No, diverse. Allora, 26, 29, 26. Perfetto. Ci soffermiamo sui numeri 28 e 29 di queste fonti. Poi vediamo. Parlavamo prima del fatto che la mitzvah del Talmud Torah di insegnare Torah ai propri figli può essere fatta anche per delega, cioè il padre può incaricare un maestro per insegnare Torah ai suoi figli. Questo ci avvicina a una risposta all'interrogativo dal quale siamo partiti, vi ricordate? C'è una Gemara in Bava Batra, in Daf Kaf Alef Amud Alef, che ricorda la storia di Yoshua ben Gamla. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Zachur Oto Aish Letov, Yoshua ben Gamla Shemo.
il male unis takach Torah di Israel. Ulise, dove sta leggendo? Al numero 28. 28. Amar Rav Yehuda Amar Rav Zachur Oto Haish Letov, si è ricordato in bene quella tale persona che si chiamava Yehoshua ben Gamla, senza il quale, se non fosse stato per lui, la Torah sarebbe stata dimenticata in Israele. Shebitchila mi sheyeshlo av melamedo Torah. Inizialmente chi aveva un padre, questi gli insegnava Torah. Umisce Elo Av lo hayala Torah. E se viceversa non avesse avuto un padre, non avrebbe potuto studiare Torah. Mai daush velimadtem otam ulmadtem otam. Itkinu sheyehu moshivin melamedei tinokot Birushalayim. Hanno stabilito che si dovessero istituire dei maestri a Yerushalayim. Mai daush, in base a quale pasuk? Chi mi zion tezze Torah. Hanno interpretato questo pasuk come un'indicazione del fatto che da Zion, cioè da Yerushalayim, dovesse uscire la Torah anche come istituzione, cioè che si dovesse provvedere a dei maestri per quei ragazzi che fossero orfani, che non avessero avuto la possibilità di studiare con un padre. ועדיין מי שיש לו אב היה מעלו ומלמדו ומי שאין לו אב לא היה עולה ולומד. Ma anche questo non era del tutto sufficiente, perché chi aveva un padre, anche se non era in grado lui di insegnargli, lo avrebbe portato egli stesso a Yerushalayim per l'istruzione, e chi invece non avesse avuto un padre del tutto, c'era l'eventualità che non venisse portato a Yerushalayim a studiare, quindi rimanesse ignorante. E allora, itkinu sheyehu moshivin bechol pelech ufelech. La seconda parte della takana, il secondo momento della takana, era di istituire, di far sedere letteralmente moshivin, che poi è la stessa radice della parola yeshiva, intesa come istituzione di studio, e hanno istituito che si facessero sedere i maestri in ogni distretto e distretto. I talmidim sedevano intorno e il Rav stava appunto seduto nel mezzo. Umachnisin otan che ven shesh esre che ven shva esre. Umi shehaya rabbo koes alav mavit bo veyatza. Va bene? E si faceva entrare fino all'età di 16 e 17 anni. No. Però ancora all'età direi di sì. Umishe ayara boko es alav mavit bo veyetze. Però poteva capitare che se il maestro si arrabbiava con uno di loro, questo prendeva e se ne andava. Ad sheba Yehoshua ben Gamla vetikel sheyehu moshavin mel moshivin melamedei tinokot bechol medina umdina uchol ir va'ir umachnisin otan keven shesh keven sheva. Prima si parlava di ragazzi più grandi, di 16 e 17 anni, fino a che non giunse Yehoshua ben Gamla, il quale istituì che si facessero sedere i maestri in ogni provincia, in ogni città di Eretz Israel, e si facevano entrare i ragazzi a studiare fin dall'età di 6 o 7 anni, a seconda della maturità di ciascuno. Che epoca si parla? Siamo nel secondo secolo avanti l'era volgare, se ben ricordo. Avanti del? Secondo. Avanti, se ben ricordo. Secondo secolo avanti l'era volgare. Questo significa che il popolo ebraico, questa è una delle fonti del fatto che il popolo ebraico è stato uno dei primissimi popoli ad aver istituito un sistema di istruzione pubblica obbligatoria per tutti. Va bene? וכן פסק הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ב' הלכה א' וזה לשונו רמב״ם קווסטה דיוונטטו הלכה פסוקה מושיבין מלמדי תינוקות מכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר וכל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן הג'ונג'ל רמב״ם כסיינו נציטה
non ci fosse stata una scuola pubblica per l'insegnamento della Torah, ovviamente, machrimin et anshei ha'ir, si dava il cherem agli abitanti della città, al shemoshivin melamedei, fino a che avessero istituito, insomma, fatto sedere letteralmente dei maestri. Ve'im lo shivu, machrimin et ha'ir. E in seconda battuta, se non si fosse provveduto, si dava il cherem a tutta quanta la città, per quale motivo? La famosa citazione del Talmud, perché il mondo si mantiene soltanto per l'alito dei bambini che studiano nella scuola. Prima si dava il cherem alle singole persone e poi si dava il cherem a tutta quanta la città, evidentemente era più forte. Qual è a questo punto, una volta che è stato istituito un maestro, una scuola per i ragazzi, quindi una volta che è stato istituito la delega per cui i genitori possono delegare i maestri all'istruzione dei propri figli, qual è a questo punto il compito educativo dei genitori e qual è il compito educativo dei maestri? Prima di andare avanti in questa lettura vi racconto, senza fare nomi naturalmente, un caso che mi è capitato a Torino molti anni fa, di un ragazzo nella scuola molto molto maleducato. Quando io parlavo, ma la stessa cosa avveniva anche con altri insegnanti, questo ragazzo prendeva la sedia e si sedeva a cavalcioni dando le spalle all'insegnante. Abbiamo chiamato i genitori e la madre è venuta e mi ha detto: io non ho tempo di educare mio figlio, ve lo mando a scuola perché ci pensiate voi. Cose che capitano, evidentemente. Qui ho scritto, in base a un testo del Rav Michail, che era evidentemente stato un talmid della yeshiva del Rav Kook, il quale dice: Tafkid Aorim, ne parla nel suo Sefer Tikkun Amidot, Rav David Avichail, Ata yesh leitbonen al chelkam shel Aorim bevinyan ha'ishiut, leor divrei ha'mishnah in Bava Metzia, Avedato va'avedat aviv, avedato kodemet, avedato va'avedat rabo shelo kodem, avedat aviv va'avedat rabo shel rabo kodemet, she'aviv evio le'olam hazeh, ve'rabo shelimdo chokhma mevio lechaye ha'olam haba. Cita il Rav Michail la famosa Mishnah in Bava Metzia, dove si stabilisce la gerarchia dei rapporti fra il genitore, fra il padre e il maestro. Chi dei due ha la precedenza? Chi dei due è più importante? Vi domanderete voi qual è il caso in cui questo argomento viene fuori. Nel caso in cui io debba occuparmi di un oggetto che ho smarrito io, o di un oggetto che ha smarrito mio padre o il mio maestro, devo anzitutto occuparmi dell'oggetto che ho smarrito io. È un pochino come si dice, è un parallelo di quello che dicevamo prima a proposito che mitzvah de gufe adif. Ma se io devo scegliere fra occuparmi di un oggetto che ha smarrito mio padre e occuparmi di un oggetto che ha smarrito il mio maestro, di quale dei due devo occuparmi prima? Il padre. Quello del maestro. Il maestro viene prima del padre. Per quale motivo? Perché il padre mi ha dato la vita di questo mondo e il maestro mi ha dato la vita dell'Olam Haba. Interessante questo, eh? Come viene definito qui Rabbo?
Shelimdo Chokhma, altre fonti dicono chi è il maestro di cui si parla qui, non quello di cui uno ha sentito una lezione una volta, ma è Mishero Chokhbato Mimeno, quello che mi ha insegnato la maggior parte delle cose che so, il fatto di Torah naturalmente, di questo stiamo parlando. Va bene? Spiega il Rav Avichai sulla base di questa Mishnah, ההורים מביאים את הילד לעולם הזה, i genitori portano il bambino nella vita di questo mondo, cioè בבחינת בניין הגוף והרגש, dal punto di vista della struttura del corpo e dei sentimenti. בניין המידות, la costruzione delle virtù, possiamo dire, del comportamento morale e del derech eretz, che appunto è il rapporto con il prossimo. Vedere Eretz Kadma le Torah, dice la Gemara anche, che la buona educazione che spetta ai genitori viene prima della Torah. Che divrei a Midrash, come dice il Midrash, Amar Rabbi Ishmael Barav Nachman, 26 dorot Kadma derech Eretz et ha Torah. Ahu de Amar, lishmor et derech etz achayim, derech zo derech Eretz, Chaim zo Torah. Siccome la Torah parla di custodire la via dell'albero della vita, via è una metonimia per indicare il buon comportamento, la buona educazione, e Etz Chaim, di cui si parla subito dopo, indicherebbe En Chaim e la Torah, indicherebbe la Torah. La successione delle parole quindi ci farebbe imparare che cosa? Che il Derech viene prima dell'Etz Chaim. Che il Derech Eretz viene prima della Torah, e secondo il Midrash c'è uno scarto addirittura di 26 generazioni fra il Derech Eretz e la Torah. La Derech Eretz ha preceduto la Torah di 26 generazioni, non sono poche. Conclusione: ההורים בונים את הבסיס, את הגוף ואת עולם המידות, i genitori costruiscono nei figli la base, il corpo e il mondo delle virtù, cioè dei, come si può tradurre, delle buone qualità, et ha-ma'asim ve'et ha-derech eretz, il modo di agire, il comportamento e la buona educazione. Va bene? Al gabei binyanam, sopra questa loro struttura, sopra questa loro costruzione, ba'harav uvone et ha-binyan ha-sichli ve'ha-retzoni. Arriva il maestro successivamente e costruisce la struttura intellettuale dell'intelletto e della volontà. Vechel medivrei ha-mishnah avot gimel yudbet, come si insegna anche nella Mishnah nel terzo capitolo di Pirkei Avot, kol shema'asav merubin mechochmato chochmato mitkayemet, vechol shechochmato meruba mima'asav el chochmato mitkayemet. Solo in una persona nella quale le buone azioni sono preponderanti, sono più numerose, più grandi della sua Chokhmah, allora anche la Chokhmah si mantiene. Ma se è la sua Chokhmah a essere più importante, diciamo così, delle sue azioni, la sua Chokhmah non si mantiene. Che cosa ci vuol dire Rav Avichai con questo? I genitori hanno il compito di educare i propri figli e questo non può essere delegato al maestro. Al maestro può essere delegata la preparazione intellettuale della persona. Al genitore spetta l'insegnamento dei Maasim e del Derech Eretz, al maestro successivamente spetta la trasmissione della Chokhmah. E la Mishnah ci insegna che la Chokhmah si mantiene soltanto se i Maasim, la Chokhmah del maestro si mantiene soltanto se i maasim che al figlio hanno dato i suoi genitori sono preponderanti. Soltanto se c'è Derech Eretz la Chokhmah si mantiene, il Derech Eretz è compito dei genitori e la Chokhmah è compito di chi? Del maestro. Ecco perché quella mamma aveva totalmente, diciamo che aveva, non voglio parlare di torto e ragioni, parlo di travisamento, aveva travisato il ruolo suo e quello della scuola. Perciò che oggi i bambini sono... Sappiamo di cosa stiamo parlando. Sappiamo, ahimè, di cosa stiamo parlando effettivamente. Questa deve essere, è una distinzione di ruoli
che ad un certo punto deve essere chiaro. Ai genitori spetta l'educazione, ai maestri spetta l'istruzione, e educazione e istruzione non sono la stessa cosa. Io devo andare, la ringrazio. Prego. La ringrazio molto della sua partecipazione, spero di averla ancora con noi. Grazie. E adesso abbiamo ancora qualche minuto. Arriviamo, numero 29, a cercare di rispondere, dopo tutto quello che abbiamo detto, alla domanda dalla quale siamo partiti. Lama en bigmara chiyuv beddin ללמד את מי שלא לימדו אביו. Abbiamo parlato del ruolo del padre e del maestro. Perché non si parla del Bet Din? La domanda dalla quale siamo partiti, vi ricordate? Perché da un certo punto di vista la mitzvah del Talmud Torah è più simile a quella del Pidyon anziché a quella della Milah, anche se il ragionamento ci porterebbe a pensare altrimenti. Lo che mitzvat milah ufidion mitzvat Talmud Torah. In realtà la mitzvah del Talmud Torah è diversa sia dalla mitzvah della milah che dalla mitzvah del pidion. Ba milah yesh shtei mitzvot nifradot zo mizo. Nella milah ci sono in realtà due mitzvot separate l'una dall'altra. Vi ricordate che abbiamo visto che la milah è l'unica mitzvah della Torah, per quanto io mi venga in mente, per la quale sono previste non una mi berachah asher kideshanu b'mitzvotav, ma due. Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu ala hamilah detta dal Moel, e asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lehachniso b'vito shel Avraham Avinu detta dal Padre. È l'unica mitzvah della Torah che io ricordi che ha due berachot asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, significa che le mitzvot sono due. מצוות הברית היא על הבן להיות ממול, ואילו מצוות עשיית הברית והדאגה להסיר העורלה היא על ההב. Esiste una mitzvah del patto, di appartenere al patto, che è del figlio, il quale ha la mitzvah di essere circonciso, mentre la mitzvah dell'esecuzione del patto e la preoccupazione di togliere la orla che impedisce l'ingresso in questo patto è del padre. Velachen kotev ha-Rambam, e perciò il Rambam scrive: avar ha-av velo mal bitel mitzvat ase. Se il padre non ha effettuato la milà o non ha fatto fare la milà al proprio figlio, ha annullato una mitzvat ase. Il padre, se non esegue la milà, se non esegue la sua parte della mitzvah, non ha conseguenze altro che il bitul mitzvah a sé. Se però nel momento in cui il figlio non circonciso ha compiuto 13 anni entra lui nell'obbligo di essere nimol e non viene e non si fa circoncidere, qual è la conseguenza? Ve lo ricordate che c'è il karet. C'è una bella differenza fra questi due aspetti. Passiamo alla mitzvah del Pidyon. Bepidyon yesh rak mitzvah achat, lifdot et ha-bechor vehi mutelet al ha-ben, aval en ha-mitzvah la-ben liyot padui. Attenzione, se nella milah ci sono due componenti, due mitzvot, una del padre e l'altra del figlio, nella milah, nel Pidyon invece c'è una sola mitzvah. Quale? Quella del padre di riscattare il proprio figlio primogenito, mentre non esiste una mitzvah del figlio di essere riscattato. Velachen ha'av she'en ha'mitzvah bo eno over al aseh kimduyak midivrei ha'Rambam. La domanda a questo punto è: ha'im Talmud Torah in mitzvah achat o shtaim? Il Talmud Torah è una mitzvah sola o sono due? בפדיון הבן במצב שיש לו חמישה סלעים בלבד והאב עדיין אינו פדוי, כולם מודים שהאב יבדה את עצמו כי זו מצווה בגופו. אפרופוזיטו דל פדיון הבן, se ci sono a disposizione solo 5 shekalim per fare un pidion solo
e sia il padre che il figlio devono fare il pidyon. Chi deve, il padre riscatta prima se stesso o riscatta prima il figlio? Riscatta prima se stesso. Ve illu betalmud Torah matzanu baraita hu lilmod uvno lelamed hu kodem livno. Rabbi Yehuda omer im beno zariz umemulach betalmudo itkayem bemitkayem beyado beno kodem vealacha kerabbi Yehuda. Invece nel Talmud Torah abbiamo visto che si va secondo l'intelligenza. Non conta più qui la gerarchia padre figlio, conta chi dei due è più intelligente e quello va a studiare. Ma si ba sheim benosa risum emulach ben yelech lilmod Torah ve'av yefarnes. Qual è la ragione per cui se il figlio è più intelligente è il figlio ad andare a studiare Torah e il padre va a lavorare alla macina? Mashma sheyeshkan mitzvah achat. Questo ci fa sentire che c'è qui una sola mitzvah, shel ribui da'at Torah beYisrael shemutelet al kulam ke'echad. Il Talmud Torah è una mitzvah sola che consiste nell'aumentare il più possibile la conoscenza della Torah in Israele, e questa mitzvah riguarda tutti gli individui insieme. יש לשקול כיצד חיוב זה יצא אל הפועל בצורה היותר גדולה, וכך יש לבצע. Cosa resta da fare a questo punto? Valutare come questo chiuv, come questo obbligo si può attuare nel modo migliore e nel modo più vasto, e così si deve agire. Quello che conta fra padre e figlio, quello che conta fra padre e figlio non è tanto la gerarchia di padre e figlio, quanto chi dei due è più intelligente, cioè chi dei due si presta meglio dell'altro a far sì che la conoscenza della Torah si diffonda in tutto Israele. Questa è l'unica vera mitzvah. Kol echad mi Israel sheyachol lelamed, tzarich lelamed. Qual è la conclusione? Che chiunque nel popolo di Israele sia in grado di insegnare, deve farlo, deve insegnare. Velachen akol metzuvin lelamed. E perciò l'obbligo di insegnare riguarda, tocca tutti quanti. Velamma natriach et bet adin beze. E per quale motivo a questo punto potremmo pensare che proprio il bet din si debba incaricare di questo? Paradossalmente, se noi incarichiamo il bet din del Talmud Torah di tutti i ragazzi, è una diminuzione, è come se noi diminuissimo il ruolo di questa mitzvah, e il ruolo soprattutto che chiunque, qualsiasi membro del popolo di Israele ha nel portare avanti questa mitzvah e nel diffondere la conoscenza della Torah nel popolo ebraico. Ecco perché la Gemara non parla di ruolo del Betin nella mitzvah del Talmud Torah. Perché? Perché la mitzvah del Talmud Torah è una mitzvah di tutti. Chi è in grado di insegnare lo faccia al suo livello, quello che è, ha il dovere di insegnare a chi ne sa meno di lui. E in questo modo si diffonde la conoscenza della Torah del popolo di Israele. Non so se ho risposto a tutti i vostri dubbi, direi a questo punto che per questa sera abbiamo studiato. Insomma, l'ora poi si fa tardi. Grazie. Bettini è inteso come un'istituzione pubblica.